Erano in 250 la terza edizione della Sutri in Corsa, la gara podistica organizzata dall'atletica Sutrium che ha visto vincere l'abruzzese Domenico Liberatore. È stata inizialmente abbastanza combattuta, c'erano degli atleti validi che sono arrivati poi subito dopo di me e in realtà dal quinto chilometro è cambiata un po' la gara, ho accelerato un po' e sono riuscito a tenere l'andatura, alla fine ho anche aumentato un pochino il passo e quindi sono arrivato abbastanza bene, quindi sono molto soddisfatto della prestazione. Per le donne a tagliare il traguardo è stata la tarquiniese Daphne Capitani. Abbiamo dovuto faticare con tutto il peso della corsa, anche nella parte sterrata, però è stata una bella gara. Un percorso avvolgente tra gli scorci del paese che ha reso più vivace la gara degli atleti in una 10 km aperta dalla Paralimpica Sara Vargetto, accompagnata da un gruppo di ragazzi speciali. Bellissima, un po' faticosa ma bella. Doveva essere una terza edizione col botto, io penso che i numeri parlano, sperando che il prossimo anno, nel 2025, aumenti ancora di più. Sì, la manifestazione cresce e ha portato a numeri importanti, ma quest'anno ha rappresentato una novità che rappresenta penso un unicum nella storia della podistica, perché c'è stato l'ingresso nel nostro anfiteatro romano, quindi penso che sia stato anche un valore aggiunto per la valorizzazione dei luoghi e la promozione territoriale. Questa manifestazione sta crescendo dal punto di vista sociale ma anche turistico, perché comunque queste manifestazioni portano un contributo e una conoscenza del territorio.